Il futuro dell'agricoltura, Assessore, quest'anno lei ha dimostrato che con un po' di iniziativa si può, come dire, aggirare qualche ostacolo economico, perché altrimenti questa manifestazione non si sarebbe fatta. Mi pare che l'abbiano imparato anche altri. Ma ci sono ancora margini per poter investire in agricoltura? No, io credo che ci sono margini per poter investire in agricoltura, ci sono anche gli strumenti, come si ricordava, soprattutto c'è questo piano di sviluppo rurale, che questo è 2007-2013, stiamo già prelavorando su quello che sarà 2014-2020, cifre chiaramente diverse, ridotte, ma cifre comunque cospicue, sono le uniche risorse che ci sono. È chiaro che deve cambiare anche la mentalità del nostro agricoltore, del nostro imprenditore agricolo, se così lo vogliamo mantenere. Oggi dobbiamo soprattutto puntare sul cambio generazionale, devono essere i giovani a rimanere o a entrare in agricoltura. Lo si può fare cambiando, non è possibile avere ancora aziende con un ettaro, un ettaro e mezzo. Un'azienda agricola comincia a produrre reddito se comincia ad essere almeno da 15 ettari in su, così come altre nazioni, così come la Francia, così come la Spagna. Se facciamo questo salto di qualità, e mi sembra che si sta andando verso quella direzione, io credo che potremmo veramente fra qualche anno parlare di un'agricoltura che è tornato a essere il settore primario in tutti i sensi. Possiamo agganciare a questa una considerazione finale? Distretti agroalimentari, consorzi, sono strumenti che possono aiutare a giungere a questo obiettivo? Sono strumenti che sicuramente portano questo, perché la filiera è quella che bisogna realizzare e quindi con la filiera si riescono a ottenere dei risultati. Io su questo ci scommetto molto, ci stiamo lavorando e mi sembra che l'indirizzo non sia solo quello mio, ma mi sembra che anche le stesse organizzazioni di categoria si stanno muovendo verso quella direzione. È un indirizzo a cui siamo costretti ad andare, d'altronde il mondo va avanti, l'agricoltura deve andare avanti. E poi qualcuno ieri giustamente ricordava che con questo sviluppo che c'è, se noi lo continuiamo a sostenere, forse fra 30 anni non ci sarà più la Fiat, ma l'agricoltura ci sarà sicuramente.